Liberi Dentro, Eduradio e TV, un ponte tra carcere e città. Sabato 15 giugno, bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro, Eduradio e TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia, con la sua mezz'ora d'aria insieme per parlare di tante cose che succedono intorno a noi, tante cose che avvengono anche nelle carceri della nostra regione. Ma oggi con Alessandro parliamo della Croce Rossa e ne parliamo proprio perché c'è un motivo speciale. È vero Alessandro? Ciao Antonella, il 15 giugno è effettivamente una data importante perché quest'oggi ricorre la celebrazione della nascita della Croce Rossa italiana. Torniamo indietro nel tempo, era il 24 giugno del 1859, durante il corso della seconda guerra di indipendenza italiana che si svolse a Solferino. Ecco, lì in quel luogo, sulle colline del lago di Garda, oltre 300.000 soldati in quel giorno si stavano fronteggiando, rispettivamente degli eserciti della Francia, l'esercito sardo-piemontese e l'esercito austriaco. E in questo gran numero di persone si contarono oltre 100.000 fra morti, feriti e dispersi. In questo scenario di devastazione, l'ospedale più vicino era quello di Castiglione dell'Ostiviere, a circa 6 km di distanza. E in quel tempo ancora non esistevano i reparti sanitari all'interno dei reparti militari. Quindi ovviamente tutte le persone cercavano di condurre i feriti verso Castiglione dell'Ostiviere. A Castiglione però in quei giorni si trovava anche un cittadino svizzero che era andato lì per incontrare Napoleone III. Questo cittadino si chiamava Jean-Henri Durand. E dallo scenario apocalittico che vide in quei giorni per tutti i morti e i feriti che c'erano, pubblicò un documento che raccontava tutto quello che aveva visto, un documento che si chiama Un souvenir de Solferino, che è ovviamente la traduzione francese, tradotto già all'epoca in oltre 20 lingue, perché era uno dei pochi atti che documentavano la devastazione della guerra e soprattutto il bisogno di introdurre dei reparti medici all'interno delle zone di guerra. E quindi da lì nacque in Durand questa idea di creare una squadra di infermieri e volontari ben preparati, che di lì a poi avrebbe preso il nome di Croce Rossa. È infatti dal convegno di Ginevra di qualche anno dopo, del 1863, dove le società nazionali costituiscono la Croce Rossa e la quinta a formarsi è proprio quella italiana nel giorno del 15 giugno. Alessandro, molto interessante perché la Croce Rossa ha un grande valore e questo è ormai insomma notissimo, ma ci spieghi su quali principi si fonda? Sì, Antonella, i principi della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, perché ad oggi non si conta solo la Croce Rossa, ma il nome completo è Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. I principi che la contraddistinguono sono umanità, imparzialità, perché sono nati proprio con lo scopo di dare assistenza a tutti, a prescindere dal fronte di guerra di cui fanno parte. Neutralità, indipendenza, per non essere soggetti appunto a influenze politiche o esterne. Il volontariato, l'unità e l'universalità. Questi sono i principi che contraddistinguono, come dicevamo, Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Perché faccio questa specifica sulla Mezzaluna Rossa? Perché, come potrete già immaginare, Croce Rossa, anche a livello simbolico, rievoca una cultura cattolica e cristiana propria soprattutto dell'Occidente. Ma nel 1876 la Turchia richiese che invece della croce, che era un simbolo un po' avversato dai musulmani, si potesse promuovere la mezzaluna su sfondo bianco. Ed ecco che quindi oltre alla Croce Rossa nacque anche la bandiera con la mezzaluna rossa su sfondo bianco, soprattutto per i paesi islamici. Allora ovviamente a questa escalation ha fatto seguito anche un'altra richiesta, quella da parte dello Stato israeliano di veder riconosciuta anche la propria di religione sulla bandiera. In questo punto però il comitato della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ha detto che si stava perdendo il senso di questa associazione, che
appunto, tra, come abbiamo detto prima, tra i principi a quello dell'universalità, a quello dell'indipendenza, e che quindi andare a fare differenze sulla religione di appartenenza sarebbe stato controproducente e contro i principi fondativi. Per questi motivi si è adottato un simbolo generico nel quale ogni nazione o ogni religione vi può inserire al suo interno il simbolo che ritengono di più. Quindi ad oggi esiste una bandiera con un cristallo rosso su sfondo bianco e al cui interno ogni nazione, ogni religione vi può inserire il simbolo che preferisce. E da ultimo la Mezzaluna Rossa è proprio l'associazione che si sta occupando di curare tutti i feriti e di prendersi cura di tutte le conseguenze e dei danni che sta subendo il popolo palestinese, soprattutto a Gaza, ma non solo, anche in Cisgiordania. Da parte dell'offensiva dello Stato di Israele, che purtroppo lo dobbiamo dire è una mattanza. E rieccoci per la rubrica dell'equipe sanitaria del carcere che oggi ci presenta Matteo Boschini. Matteo Boschini è il dietista dell'unità operativa di igiene alimenti e nutrizione dell'azienda USL di Bologna e il tema della puntata di oggi è la sostenibilità alimentare. Ascoltiamolo insieme. Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Francesca Dore, sono educatrice professionale dell'equipe sanitaria della Casa Circondariale Rocco D'Amato di Bologna e proseguiamo insieme le nostre rubriche dedicate ai temi di salute. L'ospite di oggi è Matteo Boschini, che è un dietista del servizio igiene, alimentazione e nutrizione dell'azienda USL di Bologna e parliamo insieme di un tema un po' particolare, ovvero sia di sostenibilità alimentare. I due termini sostenibilità e alimentazione possono sembrare molto distanti tra di loro, chiedo quindi a Matteo di spiegarci invece da cosa sono legati. Buongiorno a tutti. Sì, alimentazione e sostenibilità in realtà hanno un legame molto stretto. Basti pensare che un quarto di tutte le emissioni di CO2 a livello globale, derivano dai sistemi di produzione e consumo alimentare. In particolare, i settori, dei sistemi agroalimentari che producono il maggiore inquinamento, sono l'allevamento intensivo e l'acquacoltura, seguiti dalla produzione agricola. In particolare, il settore dei sistemi agroalimentari che produce il maggiore inquinamento, il maggiore impatto sull'ambiente, sono gli allevamenti intensivi e l'acquacoltura, che rappresentano un terzo di tutte le emissioni derivanti appunto dalla produzione e dal consumo alimentare. L'impatto ambientale del cibo quindi è molto significativo. In che modo si può misurare questo impatto? Per misurare l'impatto ambientale, di un qualsiasi prodotto, quindi anche di un alimento, possiamo usare, esistono diversi indicatori, in particolare i più utilizzati sono tre. Il primo è un indicatore che misura la quantità di gas a effetto serra che vengono emessi nell'ambiente da quel prodotto, da quell'alimento, in tutto il suo ciclo di vita, quindi a partire dalla produzione fino addirittura allo smaltimento dei sottoprodotti o del prodotto stesso, dell'alimento stesso, qualora questo non venga effettivamente poi consumato. Gli alimenti che producono la maggiore quantità di gas a effetto serra, in particolare, sono gli alimenti di origine animale, soprattutto la carne e in particolare la carne di grandi animali, come ad esempio i bovini o i suini. Il secondo indicatore comunemente utilizzato è l'impronta idrica, che misura la quantità di acqua che è stata utilizzata di nuovo per produrre quell'alimento ed eventualmente per smaltirne gli scarti. In questo caso si parla di acqua virtuale, quindi dell'acqua virtualmente contenuta in quell'alimento. Facciamo due esempi. Ad esempio, nell'ambito agricolo si utilizza dell'acqua per irrigare un campo, ma poi si utilizza anche l'acqua nelle fasi di trasformazione, di lavaggio della verdura o anche per lo smaltimento di alcuni sottoprodotti. Nel caso invece di alimenti di origine animale, dobbiamo pensare alla quantità di acqua che deve essere data da bere agli animali durante tutto il loro ciclo di vita, che sarà addirittura molto più lungo di quello di un prodotto di origine vegetale,
e allo stesso tempo anche le acque che sono utilizzate per smaltire i residui, quindi ad esempio le urine, le feci che questi animali producono giornalmente, che siccome sono molto inquinanti devono essere smaltiti appunto diluendoli all'interno di grandi quantità di acqua. Anche in questo caso, come per le emissioni di CO2, sono sempre gli alimenti di origine animale che tendenzialmente hanno un'acqua virtuale molto maggiore, quindi che producono, che richiedono anzi un maggior consumo di acqua. Il terzo e ultimo indicatore che citiamo oggi è l'impronta ecologica. L'impronta ecologica misura la quantità di terra biologicamente attiva necessaria per produrre e smaltire eventualmente quel bene alimentare. Ad esempio parliamo quindi di tutte le risorse naturali, come le foreste che vengono distrutte per produrre dei nuovi campi da destinare all'allevamento oppure alla coltivazione, oppure anche il suolo stesso che si consuma, più viene sfruttato per una coltivazione o per l'allevamento di animali. E l'impronta ecologica, diciamo che è legata ad esempio anche ad altri aspetti degli ecosistemi come la biodiversità. Pensiamo che un terreno del suolo che non è coltivato, non è allevato, ha un elevato livello di biodiversità, quindi ha una grande quantità di animali, una grande varietà di piante. Invece se viene sfruttato per l'allevamento intensivo o la coltivazione agricola intensiva, in quel caso la qualità ecologica di quel terreno, di quel suolo, si riduce e quindi avremo una perdita di biodiversità che viene misurata proprio da questo indicatore ecologico. E ti chiedo di farci degli esempi di come all'interno della filiera agroalimentare, quindi dal campo alla tavola, un alimento aumenta il proprio impatto sull'ambiente. Ok, sì, per esempio partiamo con prendendo un prodotto di origine vegetale. Come abbiamo già accennato prima, innanzitutto quel terreno potrebbe dover essere magari in passato stato disboscato e già qui abbiamo un primo impatto in termini di emissioni di CO2, perché ad esempio la deforestazione, soprattutto se è originata tramite un incendio, come oggi fortunatamente non avviene più, provoca un aumento delle emissioni. Allo stesso tempo provoca una riduzione della quantità totale di piante che emettono ossigeno e assorbono CO2, quindi si riduce la quantità totale complessiva delle piante che sono capaci di contrastare l'aumento dei gas a effetto serra, come ad esempio l'anidride carbonica. Infatti si sente spesso parlare dell'Amazzonia come del polmone verde del nostro pianeta. Più si riduce l'Amazzonia e più abbiamo e meno avremo un polmone capace di produrre, generare ossigeno e sottrarre invece all'ambiente tutta la CO2 che si accumula in atmosfera. Successivamente che cosa succede? Succede che questo campo viene coltivato con dei macchinari agricoli che chiaramente vanno a combustibili fossili e quindi producono grandi quantità di CO2. Allo stesso tempo vengono utilizzati dei prodotti fitosanitari, delle sostanze chimiche che in alcuni casi possono avere degli effetti climalteranti, ma più in generale inquinano anche l'ambiente, inquinano il suolo e ad esempio ci sono i pesticidi che proteggono le piante dagli animali, ma allo stesso tempo creano un danno all'ecosistema, come appunto abbiamo visto, e quindi alla biodiversità di quel terreno. Successivamente questi prodotti vegetali devono essere raccolti e di nuovo abbiamo dei macchinari e spesso anche trasformati, e questa trasformazione industriale molto spesso richiede di nuovo l'utilizzo di energia. Pensiamo ad esempio alla passata di pomodoro, deve essere cucinata come? Con i combustibili fossili, quindi nuovamente va mano a mano che si va avanti nella catena alimentare, si accumula sempre di più la quantità di anidride carbonica o altri gas che vengono emessi, oppure si accumula la quantità di sfruttamento delle risorse naturali che devono essere appunto utilizzate, fino ad arrivare al nostro consumatore finale. Anche qui il consumatore finale, in base alle scelte che farà, quindi la tipologia di prodotto, ma anche come questo prodotto viene preparato, può modificare la quantità, l'impatto che ha questo alimento complessivo sull'ambiente.
andando avanti nella filiera agroalimentare, prima di arrivare al consumatore finale, abbiamo poi una fase di distribuzione dei prodotti. E qui dobbiamo considerare due fattori. Il primo è l'origine di questi alimenti. Ad esempio, se noi acquistiamo delle banane o un ananas che vengono da un paese lontano, come può essere il Sud America, dobbiamo considerare la quantità enorme di CO2 che viene emessa in atmosfera, di anidride carbonica e altri gas che vengono emessi per portare quel prodotto sulle nostre tavole da un paese molto lontano. Oppure un altro fattore che banalmente può influenzare il livello di impatto ambientale di un alimento è il mantenimento della catena del freddo. Un conto è comprare un prodotto che è stato conservato a temperatura ambiente e un conto è comprare invece un prodotto surgelato che chiaramente è stato conservato al freddo per lungo tempo. La catena del freddo non deve mai essere stata interrotta e quindi questo ha richiesto maggiore energia, e maggiore energia significa molto spesso anche l'utilizzo sempre di combustibili fossili, e di conseguenza quel prodotto avrà un impatto ambientale in termini di CO2 e di anidride carbonica più alto. In conclusione arriviamo poi al consumatore finale. Anche il consumatore finale, in base al modo in cui prepara quell'alimento, può influenzare quello che è la quantità di anidride carbonica emessa piuttosto che di acqua che viene utilizzata prima di consumarlo. Questo discorso chiaramente si può applicare anche ad un prodotto di origine animale. Ad esempio, l'allevamento, come abbiamo detto prima, di un bovino richiede tanto tempo, richiede tanti anni durante i quali questo animale deve essere alimentato, deve essere abbeverato regolarmente e successivamente anche lui andrà incontro a tutta una serie di processi che contribuiranno ad aumentarne l'impatto ambientale, dalla trasformazione alla distribuzione e infine al consumo a livello domestico. Per quanto riguarda l'allevamento e quindi i prodotti di origine animale, voglio approfondire un attimo facendovi fare un confronto interessante sull'impatto che può avere un alimento di origine vegetale rispetto ad un alimento di origine animale. Per fare questo esempio immaginiamo un campo. Questo campo può essere destinato dal proprietario, dall'imprenditore agricolo, chiamiamo così, per la coltivazione di legumi e cereali oppure per l'allevamento di animali. Questa scelta avrà un impatto molto diverso in termini di quantità di cibo proprio che può essere prodotta. Pensate a un campo coltivato di un ettaro con cereali, ad esempio il frumento, dei legumi, può dare da mangiare a tantissime persone. Se invece lo stesso campo lo coltivo con dell'erba e destino il suo utilizzo all'allevamento con degli animali, ci potrò mettere quanti? 4, 5, 10, adesso non so il numero esatto, però un quantitativo limitato di animali che poi si traducono in una quantità di bistecche o comunque di carne che può essere destinata all'alimentazione umana molto minore di quanto avremmo potuto destinare al consumo umano se fosse stato coltivato per la produzione di alimenti di origine vegetale. Ascoltando quello che hai detto, appare evidente come quello che magari per noi è una semplice cotoletta in realtà ha richiesto un lavoro importante che ha un notevole impatto sull'ambiente. Forse ci soffermiamo poco quando acquistiamo gli alimenti durante la nostra spesa su questa tematica. Quello che mi viene da dire che un po' possiamo fare noi è di porre attenzione rispetto ad esempio al tema dell'importazione, quindi prediligere magari gli alimenti che sono stati prodotti in Italia o ancora di più a chilometro zero, come dicevi tu prima, oppure il fatto di comprare alimenti che utilizzano il meno possibile degli imballaggi in plastica, o anche la tematica della preparazione che noi ne facciamo di questo alimento, quindi anche la tipologia di cottura e la tempistica di cottura che noi utilizziamo. Oltre a questo, che cosa ci puoi dire rispetto a quella che è un'alimentazione sostenibile? Allora sì, quando parliamo di alimentazione sostenibile poi dobbiamo tradurre quello che abbiamo detto fino adesso in delle scelte alimentari. Allora, da questo punto di vista, quindi dobbiamo includere in questa equazione anche la parte nutrizionale, quindi il mangiare correttamente rispetto a quelli che sono i nostri bisogni per il nostro corpo. Quindi da questo punto di vista che cosa possiamo dire? Innanzitutto una buonissima notizia,
è che mangiare correttamente dal punto di vista della salute umana coincide molto con delle scelte alimentari che sono anche salutari e quindi che fanno bene alla salute del pianeta. Quindi le due cose vanno proprio insieme. E in sintesi che cosa significa? Significa un'alimentazione basata su alimenti di origine vegetale, come la verdura, la frutta, i cereali, i legumi, e infatti se guardate la piramide alimentare che conosciamo tutti, alla base ci sono alimenti di origine vegetale. E poi chiaramente può essere prevista un consumo moderato anche di prodotti di origine animale, come possono essere la carne, il pesce, i formaggi e le uova, per quanto riguarda appunto le fonti proteiche. Però c'è da dire che anche da questo punto di vista bisognerebbe incrementare il consumo di legumi, perché ne consumiamo generalmente pochi e rappresentano una valida alternativa e soprattutto hanno appunto un impatto ambientale molto minore dei prodotti di origine animale. E mangiare sostenibile in realtà quindi è molto semplice, e basta fare le scelte giuste alimentari. Sì, esatto, è proprio così, anche se dobbiamo aggiungere un tassello, nel senso che finora abbiamo parlato di quello che mangiamo, quindi quello che noi scegliamo di mangiare che ha un impatto importante sull'ambiente. Allo stesso tempo però dobbiamo anche parlare del cibo che non mangiamo, e quindi del cibo che noi acquistiamo e al posto di consumarlo viene destinato ad essere sprecato. Quindi non finisce sul nostro piatto, non finisce dentro il nostro corpo, non serve per nutrirci, ma viene gettato nel bidone. Purtroppo questa quantità di cibo sprecato, quindi di spreco alimentare, è molto significativa. Secondo la FAO parliamo di un terzo della produzione alimentare globale che viene sprecato. Chiaramente questi sprechi si verificano lungo tutta la filiera agroalimentare, ed è però interessante notare che nei paesi emergenti, dove magari mancano ancora alcune delle tecnologie, gli sprechi si verificano proprio nella fase iniziale della filiera agroalimentare, quindi la produzione, l'allevamento, la trasformazione alimentare. Invece in paesi più sviluppati, dove magari queste tecnologie ci sono, lo spreco si concentra proprio a livello del consumatore finale, quindi sono proprio le nostre abitudini alimentari che purtroppo spesso fanno sì che generiamo degli sprechi con il cibo che acquistiamo regolarmente. Quindi siamo noi come consumatori che sprechiamo molto. E che cosa ci puoi dire rispetto a come agire, cosa possiamo fare noi per ridurre questo spreco? Sì, allora la prima buona regola da tenere a mente per ridurre il più possibile lo spreco di cibo è quella della pianificazione della propria spesa. Quindi avere una lista della spesa che è costruita sulla base di quello che prevediamo più o meno di consumare nei prossimi giorni, nella prossima settimana, in modo tale da evitare di acquistare dei prodotti che poi invece rimangono lì e non vengono consumati. Chiaramente questo consente di ridurre lo spreco soprattutto dei prodotti freschi, perché per esempio se compro un pacco di pasta in più, quello si conserva e non è un problema. Il vero problema è se compro troppi verdura, troppa frutta, troppa carne o pesce fresco, e lì devo stare attento per evitare proprio di doverne poi sprecare. Tra l'altro lo spreco di cibo significa anche uno spreco in termini economici, quindi è un danno non solo per l'ambiente ma anche per le nostre tasche. Seconda regola riguarda invece proprio gli alimenti che abbiamo già a casa, nel nostro frigo o nella nostra dispensa, e la regola dice che bisogna cercare di consumare gli alimenti che sono entrati per primi nel nostro frigo e nella nostra dispensa, e quindi quelli che sono da più tempo nel nostro frigo o nella nostra dispensa, e in questo modo andremo a consumare quegli alimenti che hanno una vita residua più ridotta, perché stanno per scadere o comunque sono da più tempo a casa nostra. Un'altra cosa molto importante da fare è quella sempre di leggere correttamente le etichette e quindi di verificare la data di scadenza, proprio per evitare che questa venga superata, obbligandoci poi a gettare il prodotto. Infine, l'ultima accortezza importante da avere è quella di evitare di generare degli avanzi dei piatti, quindi preparare le quantità giuste degli alimenti che vogliamo consumare, e chiaramente se si sono verificati un po' di avanzi, conservarli correttamente, ad esempio in frigo, e consumarli il giorno successivo.
penso un po' alla realtà del carcere, che forse è una realtà complessa rispetto alla tematica dello spreco alimentare, sicuramente qualcosa che è difficile da arginare e ridurre. Mi viene però da pensare, sempre rispetto alla tematica, che noi come consumatori possiamo fare qualcosa, che soprattutto per chi acquista gli alimenti e se li prepara in autonomia, tutte le indicazioni che ci hai dato possono essere utili realizzare, quindi la questione della pianificazione degli acquisti e anche di utilizzare gli alimenti che hanno una vita residua minore. E gli argomenti di oggi direi che sono molto interessanti, questa frontiera recente molto importante che affianca alla tematica della salute della persona anche la tematica della salute dell'ambiente. Sì, esatto, Francesca, e infatti bisogna considerare proprio il fatto che il cambiamento climatico rappresenta proprio la sfida più importante che noi oggi dobbiamo affrontare, e quindi anche attraverso le scelte alimentari possiamo fare moltissimo. C'è da dire però che si sente sempre parlare della sfida del cambiamento climatico come di qualcosa di nuovo che affrontiamo adesso, affronteremo nel prossimo futuro. In realtà le civiltà precedenti rispetto alla nostra hanno già affrontato questo problema. Un esempio fra tutti è l'isola di Pasqua. L'isola di Pasqua era un'isola dove abitava una comunità ed era un'isola dove c'era un ecosistema complesso anche con degli alberi. Quello che invece è rimasto e che oggi noi vediamo sono solamente le statue, perché tutti gli alberi sono stati a suo tempo abbattuti dalla popolazione che non è stata capace di gestire le risorse naturali e quindi si è trovata ad abbattere tutti gli alberi e di conseguenza poi distruggendo l'ecosistema a distruggere anche se stessa. Questa storia viene raccontata molto bene in un libro di Jared Diamond che si chiama Collasso e che racconta la storia di anche tante altre civiltà che prima di oggi, prima di noi, si sono trovate ad affrontare questa sfida importantissima. Grazie allora per questo consiglio letterario e anche per gli argomenti che ci hai spiegato oggi. Noi ci fermiamo qua e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a voi. E anche questo sabato insieme termina qui. Vi ricordiamo che potete scrivere a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99, 40 128 Bologna. Un saluto a tutte le persone ristrette che ci seguono dalle carceri dell'Emilia Romagna e anche a chi da fuori ci segue e sta con noi tutti i giorni. Un saluto, buon fine settimana e a domani. Ciao!